Credo che ognuno di noi intorno al periodo natalizio abbia visto i propri parenti, anche se in maniera limitata, e questa è una cosa naturale. L'importante è non fare delle aggregazioni. Impennata di nuovi casi nel comune di Bibbiena, 80 da inizio anno, si tratterebbe di contagi da Covid panettone. E non ci sono dei veri e propri focolai, ma più che altro sono dei contatti che vengono fuori da situazioni familiari. Degli 80 nuovi positivi, 50 casi infatti sono divisi per circa 15 famiglie, con una media di 3 contagi per nucleo familiare. Famiglie dove è venuto fuori un positivo, magari con sintomi, e da questo poi facendo i test ai familiari sono venute fuori altre 2-3 positività in famiglia. Quindi questo ci dice che dobbiamo assolutamente fare attenzione di non fare aggregazioni nelle famiglie, e allo stesso tempo però ci dice che ci sono degli asintomatici in giro. Altri 30 invece sono legati alla RSA di Serravalle. Qui il Covid-19 ha colpito ospiti, operatori e familiari. La situazione è tutto sommato sotto controllo, nel senso che gli ospiti positivi sono stati trasferiti in cure intermedie grazie alla collaborazione della ASL. Eravamo rimasti l'unica RSA presente, una delle poche presente nel territorio a non aver avuto casi, purtroppo ci sono stati, quindi l'importante è anche in questo caso mantenere la calma, la lucidità e cercare di mantenere costanti in buona salute questi pazienti. Nel comune di Bibbiena, infine, in occasione del ritorno a scuola, nei giorni scorsi era stato effettuato uno screening di massa su tutti gli studenti con la campagna Rientro Sicuro. Solamente un alunno positivo era stato individuato. Ci sono poi adesso altri 2 studenti delle scuole superiori risultati positivi. Quindi questo è davvero un indicatore interessante, e per 2 motivi. Chiaramente l'età media è alta e questo ci fa preoccupare, ma allo stesso tempo significa che per il momento il rientro a scuola è stato un rientro abbastanza sicuro, speriamo che continui così.